Fucking finally. I thought he'd never give us a chance. Okay. Gotta move fast. Thankfully, this place has a way of messing with the time flow. I see. I still got a chance to save them. Sei nel... sei all nei... work stai... and no play, appena detto, Henry? Sì sì, sono contro lo spirito. Right. Let's see what makes you tick. Harry. Ah, siamo nella testa di Harry, molto bene. Sì, esatto, gli ho detto fammi vedere il potere, io sto facendo vedere. Guess I'll just make my own. Quindi? Ah, devo spingere? L, spostare. Avanzato nero. Però... Dimmi. Fuck. I'm not alone in here. Sto video, ma non so perché, mi sono un attimo confuso. Sì, poi nel senso... dopo. Ma nel senso che io... Cioè... Raga, ti ho visto. Il demone del rifugio. Nel senso che avevamo... dato per scontato che la storia fosse tutta incentrata sul discorso mangia bambini, e invece qua sono più robe, sono più intrecci, più cose, più mostri, e effettivamente qua mi confonde, nel senso che, allora, a quanto ho capito, è stato catturato dai nazisti, poi finita la guerra, è stato liberato, hanno lo hanno rinchiuso per fare degli esperimenti perché insomma lui aveva questo potere particolare. Lui poi probabilmente ha tipo fatto questi trucchetti qua agli scienziati ed è scappato, ha passato una vita in fuga. Qua pensava di essere al sicuro, poi ha usato di nuovo il suo potere su Richard, che era il mangiabambini. Per, che ha fatto così. Esatto, che faceva le schifezze a sua figlia, per punirlo. E in qualche maniera qua gli agenti governativi di Cristo l'hanno trovato. In qualche maniera l'hanno scoperto. Lui quando ha usato di nuovo il suo potere, in qualche maniera l'hanno scoperto. Non è chiaro in che maniera. Però questo è. E praticamente per avere una dimostrazione del potere ha detto: sai cosa? Ti do fuoco alle figlie. Esatto. Per quale motivo fosse necessario dar fuoco alle figlie? E soprattutto per quale motivo lui non potesse usare il potere prima di vedere la casa in fiamme? Non lo so. Però... At least the part of you I'm after. Nome in codice macellaio, sospettato Jacob Wilk, furto, frode, commercio illegale. Investigatore Harry Wilk. Harry Wilk? Investigava, esatto, suo padre? Esatto. Harry Wilk, ispettore capo. Guarda che qua ho preso sta bobina, dove minchia devo metterla? Entriamo qua dentro. È chiusa. Eh no. Così no. Ah, ora qua dove devi mettere la bobina? Dove? È lì a destra, cioè mangia nastri. Do you know? Ah, guarda che chiccio. I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy.
Bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Punishable by death. Anything to say in your defense? I'm sorry, Henry. Bon, finita lì. Prendo come un sì. È finito qua. Ma si è aperta la porta. Vabbè. Quelle scartoffie. Mi dispiace Harry, mi dispiace per cosa, raga? Quando si riesce a capire un cazzo? Quando si riesce a capire un cazzo? Boh, raga, Godzilla qua. Non so se sappiamo che come l'altro è abbastanza semplice di trovare un ragazzino. Ragazzino. E poi lo ammazzo. Ammazzando il suo io bambino, lui diventa un vegetale nella realtà. Sto gioco ce l'ha. Shit. Sto gioco ce l'ha coi bambini tendenzialmente. Cioè, i bambini sono, sono il fulcro di tutto. La vedo, robe. Qua. Ah, sì, le razioni, giustamente. Buone razioni. Cosa c'è qua? Artista, vi lasciate dal governo del pubblico per la Podogna. Un po' di schifo, scannato. Budella di porco. Esatto. Però sì, sono confuso, solo perché hanno introdotto di botto 8000 personaggi e poi di botto elementi che fino a prima non venivano nominati, cose che fino a prima non venivano nominate, boh, sta casa rossa. Praticamente mi hanno dato fuoco. Ci dobbiamo ancora entrare fondamentalmente, però vabbè. Esatto. Siamo ancora lì. Bad boy. I know you're here. You've been a very bad boy. Allora, dobbiamo stare calmi qua. Bad boy. Ma perché non mi posso abbassare, testa di cazzo? Perché qua non puoi passare perché... Comunque ho visto che non c'era nessuno, c'è solo un fascio di luce che gira, ho visto chiaramente che non c'è nessuno. Piccolo errorino. Oh, hey, don't you forget about me. Caldo. Però mi hai rotto il cazzo, papà. Bestia. Devo usare lo scudo, non ho capito. Sono un po' più scannato. Been a very bad boy. Fuck. Quindi sta luce non ti fa un cazzo, cioè. È una volta che fuck. Poi ho usato lo scudo, però. Don't you hide from me. Maiale. Eh sì, un fascio di luce, non c'è un cazzo di nessuno. Si vede palesemente. Devi passare. Le maiali. Qua devo schiacciare, raga. Tritiamo un porco. Vai, vai. Macellaio. Permesso. Fa un porco. Salgo qui?
Cos'era quello lì? Il rumore di una caviglia rotta? Di qua. Allora. Ho capito che qua nel porco ci piace, però. A te. Sì, esatto. A me piace solo il porco di Dio. Però. Qua. No. Cosa c'è? Qua? E se cado di sotto? Vabbè raga, ma con quali rumori? Boh, super stagliando la casa. Se queste parti qua sono molto corridoio, ma proprio tantissimo, cioè tanto... C'è una nicchia, cioè... Mano ferma. E niente, praticamente lo costringeva, gli insegnava a scannare i maiali, però... Esatto. Sì, 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 siamo diventati... C'ho i pugni nelle mani. Mi hai spaccato i coglioni, where are you boy? Di qua? Non ci... Ah, vai giù. Ma vedi che qua ogni tanto si stronca un legamento, ci sono dei rumori pazzeschi. Sì, fa, sì, sì. Fa... Vabbè. Hai spaccato il cazzo, pa. Boh, pure troncato la frase a metà, pure questo. Sta ancora registrando qua intanto, che mo c'ho le paranoie. Allora. Beppe, ti sento silenzioso. Eh sì, perché ho trovato un documento, ma sono 3 secondi più avanti. Troviamo questo documento. Tre secondi più avanti. Nel cassetto il documento? No, dopo che tu batti il muro davanti a te, sai, l'hai preso e potevi super stagliarli. Ok, segui il corridoio, ti trovi nella stessa stanza di prima, guardi nella parte di vetro e... Ma che porcheria. That's good. See how easy it is when you do as you're told. Guarda. Branco di spacca coglioni. Voi rumori. Ministry of Interior, allora, ministro degli affari interni praticamente. Harry Wilk, agente dei servizi di sicurezza. Esatto. Il migliore. Two words. Il patriottismo è più forte dei legami di sangue. Non capita spesso di assistere a un esempio di patriottismo come quello dimostrato nelle ultime settimane dall'ispettore capo Harry Wilk. Semplice ufficiale di polizia, Wilk ha dato prova del suo impegno nella costruzione del giusto futuro per la Repubblica Popolare, liberandosi dal giogo di una famiglia di criminali. La sua audace indagine nell'ormai famoso scandalo della carne ha portato a numerosi arresti, compreso quello di Jacob Wilk, padre dello stesso Harry. Tra le irregolarità scoperte da Wilk vi sono corruzione, furto di carne di qualità e sostituzione della stessa con prodotti più scadenti. Oltre a Jacob Wilk sono stati arrestati numerosi altri colpevoli, compresi 4 direttori del commercio della carne e diversi gestori di negozi. Il processo inizierà giovedì prossimo e nel caso gli imputati venissero dichiarati colpevoli andrebbero quasi sicuramente incontro a un'impiccagione. Fa! Per aver scammato un po' di carne. Esatto. Alla richiesta di un commento la risposta di Harry Wilk è stata: non dovete spaccarmi i coglioni. Va bene. Va bene, ho capito.
Quasi c'è una luce. Ah, esatto. Esatto. Ah. E poi? Ah, dentro il cassetto c'è una registrazione. Ma come si apre il cassetto? Cioè, lo vedo che c'è, ma... C'è, ah, basta qua. Metti giù la visuale. L1, L1. C'è lui da... You want me to feel sorry for you, Henry? Let's see how that works out. Ma perché tutto ancora non ho capito cosa gli ha fatto il padre oltre ad essere un macellaio, non è ancora chiaro. Vai. Vilk, is it? Henry Vilk? Vilk. What's this about? Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want? I want to offer you a job. I'm listening. I've been doing this a long time. I've come to know people. See what makes them tick. Tick. Potential. What condition? Agreed. On one condition. Bon, così accetto, non sa manco di che lavoro si tratta. The work I do for you, it stays at work. That's the way we like it. It has to. If it doesn't, I'm holding you accountable. Ci stiamo caccando sotto. Welcome to the family. Benvenuto in famiglia. Esatto. Mi è venuto in mente la demo di Resident Evil 7 in italiano. Sì, sì, beh. Sta visuale quando sei in prima persona, che se muovo il joypad fa il cazzo che vuole, mi ha proprio rotti i coglioni. Ma sì, mi ha proprio rotti i coglioni. È troppo sensibile, perché inizia a tremare come... Raga, io sbocco. Cioè, se mi muovo un attimo sbocco praticamente. Va bene, dai. Dai, va là. Tipo Eric, cercherei primo salvataggio, che se riusciamo a capire, perché non vorrei poi troncare la registrazione a metà, perché sono le 7:15. Salvataggio, buona fortuna a trovare un salvataggio qua dentro. Adesso vediamo un attimo, io sto provando a proseguire, poi sì, che pericolo stacco. Cioè, vediamo dove cazzo carica. Dai, con calma, se poi devi staccare continuo da solo, raga, nel senso... Okay. Fino al prossimo salvataggio, si intende. Cosa succede? Succede. Io qua sto seguendo la strada, tanto che cazzo era? Esatto, ho sentito anch'io. Ho sentito il clicker qua. Cioè, questo qui comunque è molto corridoio, molto più catto capire, perché non c'è un cazzo per il resto da fare. Sì, sì, ci fa capire il passato di sto cristiano. Il potere di questo. Non c'è. La balena bianca. No, scassa tutto, mi fa, no? Cosa c'è qua? Ah, lì. Ah, sì, devo usare il potere. C'è una lettera. Bestiale. Have you ever heard of Neva? Neva. Esatto. Incarico speciale per il maggiore Henry Vilk. È stato trovato un sospettato al resort dei lavoratori in Neva, vicino Cracovia. Gli investigatori locali hanno segnalato uno strano caso che vedeva coinvolto il pittore confidenziale. Quindi che è redatto, il praticamente, il pittore. Richard, quello lì che faceva pittore, sì, lui. Sì. La persona è stata trovata viva, ma in stato vegetativo. Inizialmente si è sospettato un crimine, ma dagli esami non risultavano segni di trauma cerebrale. Possibile collegamento con il caso Gemini. Boh, abbiamo scoperto come si è fatto sgamare. Svolto un'indagine pulita e silenziosa, nota del consiglio di leggere le note dello scienziato sovietico che abbiamo recuperato durante... Tua madre. Ora può accedere ai documenti dell'archivio Vilk. Faccio ulteriore. Va bene. Va bene. Sì, era anche immaginabile. What's this?
Sessione 42. Il soggetto continua a manifestare poteri sovrannaturali. Afferma di parlare con un altro che gli mostrava le visioni. Teoria: sospetto collegamento con, forse stabilito in seguito a un'esperienza di premorte. Sono necessari altri test per confermare. Quindi praticamente questi poteri compaiono in seguito a un'esperienza di premorte. Sai che ci ho pensato? E magari quelle mentre bruciavamo vive, le due c'è, che c'è anche la protagonista. Sempre se la protagonista non è la stessa, senza... però esatto. Tendenzialmente sì, perché ci ho pensato, perché sai che dice tutto inizia con una bambina morta. Esatto. Tra l'altro dobbiamo ancora vedere la scena di sto sparo, sì. Com'è che funziona. Fuck. Tua madre? Cos'è? Weird. C'è un po' di bordello. Sessione 43. Oggi la sessione si è interrotta prematuramente a causa di un incidente nella stanza dei test. Mentre somministrava le sostanze stabilite, lo scienziato è venuto a contatto con la pelle del soggetto. È stato immediatamente ricoverato. Nonostante l'assenza di danni fisici, è caduto in uno stato vegetativo dal quale deve ancora risvegliarsi. Ulteriori sessioni sono state... Quindi puoi entrargli dentro solo se c'è un contatto con la pelle? Stai dicendo esatto, questo? Quindi lo tocca. Esatto. Però prima lo prendeva cazzotti, non bastava. Ma perché lui ha sempre titubanza a usare questo alto nero? Perché è un batter. Della parte prima che abbiamo giocato nella parte prima, lui. Cioè era lì che gli diceva ma dai, usami, lui era sempre titubante. Quindi... Sì. Ah, promemoria per la sessione di oggi che è stata spostata. Nonostante l'aumento della dose, il soggetto resta estremamente pericoloso, deve essere bloccato fisicamente e mentalmente per la durata del test. Va bene. Nel frattempo qua c'era Gesù Cristo che provava a prendermi, ma io mi sono sbattuto abbastanza al cazzo. Sì, era abbastanza telefonata, perché lì da 3-4 colpi, cioè qua era... Sapevi che tanto? Guardalo lì. Vabbè, qua salvato, roba buona, ma continua ad andare avanti fin quando... Sì. Allora, no. Oh, che cazzo fai? Cadi? Coglione. Ah, va bene. Andiamo avanti. Don't you. Niente, adesso me l'ha messa in testa di fa, non me la tolgo più. Maledetto. Qua butto giù gli archivi centrali di Cristo. Cosa succede, raga? Carino. Sharia. Not good. Vieni. Te lo tiro in testa. Vieni. Oh, ma non gliel'hai tirato in testa, sei un demente. Sì, vabbè. Ma ha fatto bordello, gli è caduto, si è fatto male lo stesso. Vabbè. Io stavo aspettando per cercare. Pensavo di dover. Pure io, ma poi sai cosa? Ho iniziato a dire, se il gioco è fatto male, vai aspettando, va fino a che mi viene in faccia. E infatti il gioco è fatto male, a quanto pare. Perché pensavo allora di doverlo fare. Esatto, pensavo di doverlo fare a tempo, invece basta che lo butti, praticamente. Raga, ogni tanto basta veramente poco per fare la differenza. Tipo, sono questi dettagli qua. Se tu questa cosa qua me la facevi a tempo, in maniera che dovevo essere io a tirarglielo in testa, invece che... Cioè, così invece praticamente non puoi fallire. Sì, beh, tanto lo stai, glielo tiri a caso, cade quando cade, Sono proprio questi dettagli qua che in realtà fanno la differenza tra un gioco ben fatto. I programmatori, ma non dobbiamo farla a te, ma no, ma noi buttiamolo giù, poi vediamo. Sì, se ascolti meglio, lo fai buttare giù, tanto se ne sbattono il cazzo. Ma sai cos'è? Io penso che loro stiano applicando... Perché The Observer, che è l'altro gioco loro famoso con cui io mi sono pisciato, è diverso. È un'esperienza in prima persona, tutta chiusa, al chiuso tra l'altro, per dei corridoi. E le robe telefonate, la difficoltà nel fallire le cose, ci stanno meglio, perché è proprio diverso un'esperienza. Tu nel momento in cui mi fai un gioco così col personaggio in terza persona... Sì, capito. Non lo so. Questo è chiaramente un cavaliere Jedi, alla forza. And stay the fuck down. Va bene, quindi andiamo di qua.
Midichlorian, tantissimi midichlorian. Tantissimi, lui ne ha veramente. Allora. Vabbè raga, entriamo qua nella stanza rossa. Mamma, papà e papà c'ha Gesù Cristo. Bene. Permesso. Minchia. I'm going away tonight. Business trip. Short notice. Couldn't be helped. Andiamo, andiamo. Why don't you say goodbye to him? Attenzione. No, I'm not sure if that's a good idea. I have work on my mind. Ah, sto pensando al lavoro, quindi mio figlio non lo saluto. And again, maybe I should. Do you think I should? Ma vedi te. Whatever you wish, dear. Tu che dici? Qua cosa facciamo? I rituali? Cos'è sta sciabola qua di Sandokan di fa? Simon? Esatto. Where are you, boy? Sandokan! Quindi? Simon, where are you, boy? Poi? Appare la... Ah. Appare la sedia di Clara. Papà? Di Heidi. Hey there, champ. Are you going away again? Daddy has to go. Eh sì, to raga, perché devo andare a scannare i cristiani. Go fishing, then. You'd like that, wouldn't you? Poi? I don't like it when you go. Lo so, raga, però sometimes Daddy needs to work. It's good for all of us. You understand, don't you? Quindi? I... Yes. Pazzesco. Pazzesco. Vabbè raga, è stato un piacere. Chiaramente papà non tornerà mai più da questo viaggio. Aha. Don't worry, kid. This will all be over soon. Sì, eh. Tra l'altro sto mostro a quattro zampe chi era? Cos'era? Era lui? Ma era... che ognuno c'ha dentro. C'ha il suo mostro dentro. Anche quello prima. Però contestualizzamelo. L'altro era contestualizzato. Il mostro che aveva dentro era il mangia bambini. Abbiamo capito. Esatto. Questo che minchia è? Mangia cazzo. Ma scanna la parte cattiva. Dagli un nome, fai qualcosa. Quando dico i dettagli, basta sì, un vero, dettaglio vero. In più. Uno. E bom, fa. This is it. You made it. You're just in time. See ya. That's right, kid. Just come to me. I'll put an end to it. I'll set you free. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. Dai, dai, raga. Not if it puts you down first. No, ascolta me. What did you say? Oh, stai calmo. Guilty conscience? The vulnerable child behind the monster? There is no child. There is only me. Lord, your tricks won't work on me, old man! Lily e Marianne, attenzione, sono due. Esatto, sono due. La sorella per me è stata abusata. Che è quella, esatto, che lui parla. Lily. Che lei parla. E Marianne. E lei.
Lei ha ereditato il potere dal padre. Adesso vediamo un attimino. Intanto qua possiamo interrompere e appena ci risvegliamo e finisce il video e ricontinua domattina. Sono una scimmia, non te ne fai un'idea. Però non capisco una roba. Cioè, allora, noi vediamo solo ricordi dell'altra, solo di Lily, solo di quella che viene abusata. Di questa qua non vediamo un cazzo durante l'esplorazione dell'hotel. Perché? Viene nominata adesso per la prima volta. Ora mi ricordo, raga, attenzione. È sempre stato lui. E Ila. Sì, perché gli ha piantato quella roba in testa. You're too late, girl. It's you. You tried to kill us. What did you do to her? What did you do to Lillian? I was already dead. Save us! To save her! Maybe. In a way, that's exactly what he did. This is fucking madness! This place. It reeks of it. Madness. Grief. Clean it up. Once and for all. Comunque se Gugio ce l'ha. I'm sending you where you belong. Henry! L'energetica. Thomas Rekovich. My father. Was he the man on the pier? The man with the gun? Perché non è più sporca? The murderer from my dream? È la più sporca, prima magari nel racconto si è fatta una doccia. Why? Boh, così. I needed to know what happened after the fire. What happened to them? Ah, tra l'altro ecco perché siamo ustionati. È vero che lei è ustionata per... Sì, perché era dentro quella... Esatto. Sì, era dentro quella casa. Non mi ricordo quanto per cento del corpo, ma lei effettivamente... Sì, però lei era da grandi, perché c'era nella lettera di... all'inizio del gioco. Sì, che sì, l'aveva sì, preso sì. Questo cassamortaro. Ok. Boh, così ci dava fastidio quel bastone lì. Va bene. Oh,
Vabbè, raga, 3 mostri su 3. E poi?